Felice ragazzo, figlio di me. Ma che è sta manfrina ogni volta? Però avvisami quando fai il cambio. Però so che tu giovedì, e come tutti i giovedì, facciamo la reaction al nuovo puntata di The Voice. Abbiamo cercato in tutti i modi di sviare gli spoiler di voi stronzi che mi scrivete su Instagram, e questa cosa non va bene. A proposito di spoiler, c'è Luke che mi ha mandato. Sì, aspetta che non me ne frega un cazzo. Quindi ragazzi, Game of The Voice of Thrones 2018, cominciamo la 2019 nuova puntata. 2019 siamo. Ecco, sì, 2019. Chiama, che cazzo sei morto? Che sei sono morto dentro da anni. Ancora mi tocchi? Dissennatore. Perché mi stai toccando? Cos'è il dissennatore? Play. No, la manfrina iniziale la no, ma dove, perché è andata in campanella con l'avventura ogni volta? Oddio, aveva quel problema. Madonna. No, chi è questa? Ho dovuto skippare oggi. Allora, questo da dietro sembra quel pechegno. Sì, sì, è la tuta dell'umido che si mette di solito. Sì. Non dire niente, non dire niente. Cosa ho detto? Niente. Chi è sto dreddino? O ha le corna o ha dreddini? Credo che sia... Non dire niente! Chi è? Non dire niente! Schifa, schifa. Che Witt che ha smesso di crederci. Ecco, l'avventura... La signora si stava mangiando della naftalina, credo. Sì. Sì. Bella anche l'accoppiamento di colore, signora Ventura. Io sono molto legata a sì. Morgan. Con una catena a doppio maglio. Mi piacerebbe molto lavorare con lui. Sì, come galoppino, credo. Sì. Uè, pecagno! Qualcuno gli ha detto all'avventura che non me ne frega un cazzo. In the red corner! Chi è questa dolce nera sbagliata? No, è dolce rossa, credo. Ah, ok. È il canto al primo posto. Mi piace molto il canto, ho capito. Beh, il canto ci va proprio a nozze. Sì, tutti i giorni canto. Cosa succede, quel pecagno? Il vento? Ce la fa. Te lo dico io, sono il papà, vuol dire che è vero. Dai, non dire niente. Chi è? Carina, però. Ma non... Cos'è? Welcome to the jungle. No! Grande! Davvero? Dai, grande! No! Cosa fai, Mossette? Ah, è un medley. Medley, penso. Ma canti anche in italiano? Perché Morgan ci chiude? Ma quanto gli daresti a questa? 20 euro. Minchia, più delle mie scarpe del Decathlon! Io ci provo a buttare la marchettata, magari mi arriva qualche soldo. Oh, Decathlon, guarda, anche io indosso. È vero, anche tu solo indossi. Decathlon. Solo Decathlon e circa, però... Con un Decathlon, non sai, si. Non si può... Viva sempre il basso, lei. Sì, La Lamborghini non era convinta di qualcosa. Cosa sta, c'ha sta Morgan? Sta aspettando Eyes of the Tiger, ha ragione. Sì. Questa merda? Mica gli anni 80, ma che cazzo ne sai? Minchia i debiti. Morgan. Non sanno i debiti. Morgan. Con una mano per oggi, quindi sono meno lievi. Cioè, sono più, più lievi di quando. Forse gli ha saltato il contratto. Sì. Attenzione. Dai, ma dai. Che schiaffi devo dargli, sta pensando. Vabbè, non c'entra con cazzo, abbiamo capito. Sì. Non si è girato nessuno. No. Eppure non era malaccio, era proprio gli anni 80. Appunto. Stai zitto. Perché protesta il pubblico? Aumentateli gli ultravioletti che li fondete. Già sono lì a fare gli infrarossi come i camaleoni. Non è da noi che rompe il cazzo al pubblico. Ma sì, ma sei lì a prenderti gli infrarossi. Non rompere i coglioni, ti fulminizzo. Evidentemente, vabbè, adesso vi diciamo i motivi. Sentiamoli i motivi. Ciao. Come ti chiami? Vuoi pechegna? Sono Chiara Mattia, ho 28 anni e... Chiara, no. Non ho capito. C'è l'asterisco? Chiara Mattia. Perché Mattia, Chiara e Mattia, quindi sì, è donna. Andrea Mattia, Maria, Lucia. Va bene. Allora, Chiara. O Chiara Mattia, scegli. Non dovete passare dal baretto prima di andare a fare il pubblico. Il pubblico non ha sempre ragione. Bravo Morgan! C'ha ragione. Poi il pubblico quale? Chiara, di Chiara. Ma poi il pubblico quale? Ma poi il pubblico quale? Quelli che ti sei portato tu da casa. Cos'è la Gary Freestyle che ti porta a casa il pubblico da casa? Guarda, io non mi sono girato per un semplice... Sì, ma in italiano come si dice? Sono già pieno di figa. Sono già dubbi. E ho tante fiche. Ti dico la verità. Un posticino nel mio cuore. Cioè. Sei proprio perfetta. Il colore tuo. Non ho capito cosa. Fa niente, chi se ne fetti? Ti interessa veramente cosa dice Morgan? Sì. Bravo. Comunque la Lamborghini senza peli sulla lingua questa volta. E se sono, non sono suoi. Era quella la battuta, volevo essere così, Sì, ok, ho capito. Sì, ho capito. Sei diventato quello. Sì, ok, ho capito. Non mi rompere i coglioni adesso. Ho letto il labiale.
Non rompermi i coglioni, ho sbagliato io. Rispetto assolutamente. Va bene, ciao. Ciao. Morgan, vai a lavorare. Ah, Morgan, devi lavorare. Io so anche cosa trovate lì. E infatti non siamo super fighi. E non c'è frega un cazzo. Il shop di Rocky Balboa Adele l'ho trovato. No, Rocky Balboa. Non è un gruppo i Rocky Balboa. Allora. Comunque grazie Lamborghini, sei sempre la migliore. Sì. Sì, anche a me, ma non c'è frega un cazzo questo. Abbracci bellissimi. Guè, si rende conto che andare a un talent c'è anche l'altro lato della medaglia, quella del diventare impopolare per le scelte che non sono popolari. Cazzo. Cazzo. Lo stavo proprio ascoltando. Guarda, ero totalmente appreso da quello. Dai, ma quanto dura sta merda che non mi frega un cazzo? Cos'è che è? Grind dopo grind. Grind dopo grind, stiamo finalmente fumando. Vai. Uno. Due, due, uno, due, uno, due, tre. Sì, uguale. Sì. Cuba quando si vuole il buon vino. Sì. Parlavano di vino e di trick e ballà. Cosa fanno? Cosa sono ingrippati? Cos'è? Mi fai perdere le Devo sentire allora. Cosa? Schiaccia, però. Onomatopeo. Cosa è successo? Si sono incriccati, hanno perso l'uso della parola. E si sono schiacciati. Però. Sai, allora, tu non lo sai, però quando assumi determinate non cose sapere strane, cazzo, sì. Inizi e perdi l'uso della favela. Quindi, e da lì viene il termine burattino, marionetta. E si mangia le unghie. All'età di 6 anni ho deciso di iniziare a cantare odiare. Col naso. Non lo so, chiedevo, era lì che mangia. Vai Lambo. Quindi aspetta, lui ha detto c'erano dei maestri di canto, ma a me non piacevano e li ho sfanculati. Probabilmente sì. Wow, wow. Come fa a cantare in inglese Gigi? Com'è che cucciolotto? Wow, ma che voce c'ha sto tipo? Sembra uno dei, come si chiamavano, i One Direction? Sì, quella. Sì, Gulag. Brava lei. Oddio poverino. Non dire niente su. Non so se sembrava uno dei braccialetti rossi o un Gemitaiz senza tatuaggi. Che comunque io cavolo di arrecchinino. Io questa la tengo però raga. No denunce. No no. Oh, guarda che è veramente forte. Sì, non me ne frega un cazzo però. Allora schippiamo. Guarda, vai a Mucca Assassina a hai cantare, capito? Dai. No! Sai cosa quello. Ho detto? Vi giro dopo perché sennò mi blocca il merda. Sì, 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 me sei un cazzo. Sì, anche me. Va! E le onde, le onde. We don't talk anymore, però continua a cantare. Ma è forte il culo. Questi dicono tutti andiamo, andiamo, andiamo e sono sempre qua. È forte, mi piace sempre. Sì, sì, è bravo. Allora, si sono girati tutti tranne Morgan che sta facendo dei gesti improbabili. Morgan ha già tanti casini e ha detto questo è minorenne. No! Dai, chi se ne fotte la musica? Come ti chiami? Mi chiamo Andrea Bertè. 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 Esatto. Come ti chiami? Proprio così. Sì. Sì. Bertè. 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 Perché più buono non... Sai che ho paura perché ho fatto la stessa battuta della Lamborghini e non vorrei che mi sto trasformando in lei. Cioè uno che al posto di associarlo a Bertè, la signora Loredana, signorina, canti i jingle della pubblicità. Ma anche io lo stavo cantando. I zuccheri chimici che vi hanno dato fin da piccoli vi hanno ritardato la mente. Sì, ma bello. Ah, bello. Ah, bello. Cognome molto bello. Sì, beh, meglio degli Annone comunque. No! Di cui devo andare orgoglioso. Sì, sì. Te lo dico io da dove vieni. 17 appena compiuti. Brescia, Bergamo. Succa, così non viene da Napoli. Bergamo alto, Bergamo basso. Ma chi se ne frega quello? Vabbè, condominio C, secondo Androne, suonare per te. Perché non ti sei girato tu? Ma non me ne fregava un cazzo. Probabilmente sì. Indubbio. Può migliorare molto però. E non c'ho cazzo di farti migliorare io. Pensa io come i bergamastri. Cosa? Bergamastri? I bergamastri. Un altro l'impasto che guarda, io come pensa io bergamastri non... Che sta facendo? Fa sottendere della serie non ci vado d'accordo. Questa deve venire con me. Così. C'ho un contratto che i bergamaschi devono andare con lui. Cantato con cuore. Con cuore. Ha fatto la aperta. Bergamastri. E quel pecchegno si è vergognato, ha fatto così. Io devo dirti, ho immaginato che tu fossi molto giovane. Poi quando mi sono girato non eri neanche emozionato. Una cosa che ho notato anch'io, che quando si sono girati lui non si è emozionato e questo ha continuato a cantare normale, ha fatto il sorriso. E invece io ho visto che quando si sono girati non me ne fregava un cazzo. Anche comunque in ogni caso. Cosa si sistema le sopracciglia, Morgan? Mi è piaciuto che quando mi sono girata tu hai come sorriso e questa è la cosa. Esatto, quello che ho detto io, non mi rubare le battute. Ti credo, cioè ha 17 anni, ha visto i cossi davanti, meloni. Perfetto, questo volevo dire. Grazie mille. A te. Dunque. Io spero davvero che tu decida di venire con chi me. Chi scegli? Quello... Grazie. Grazie, ha detto solo grazie, sei un giapponese. Io, ognuno di voi penso sia in grado di insegnarmi molte cose. E non c'è un cazzo. Non sarei andato. Sì. Con chi? Sarebbe con stata la prima che si sarebbe girata, quindi scelgo Eretta. Oh!
grande. Oh, degli ideali, eh. Bravo. Carina. Minchia, uno bravo, Elettra. Sì, però andiamo avanti. Sono molto soddisfatta del mio team. Soddisfatta. Poi il team hai quattro persone già. Ah, è un lesbicone. No. Lei è forte. La crema. Sì. Dai, stai zitta. Faccio vendere i dischi. Sì, ai semafori. A Salerno, le metti lì e vendi i dischi. Devi stare nel team di Gigi. Dai. È un anno, non è fatto da te. Sì? Io non è fatto, ha detto. Che cazzo è? Quanto odio le tipe col septum. Ma perché? No. Aspetta di pensiero. Devi smetterla di censurarmi. Io non ti censuro, evito soltanto dei problemi. Allora, io odio. Ma me ne frega un cazzo. Lo so, ma neanche a me di quello che dici tu. La gente ti ha emarginato fin da piccola. E quindi mi sono fatto. Io voglio andare a Catania. Guarda, ci andiamo a fine mese. Quando? Andiamo a Catania, all'Etna Comics. Venite a trovarci. C'è marchetta con l'infilata? Sì, con la Decathlon, Etna Comics. Sì. E io ci metterei anche Guinness Time di Nibbia. Ragazzi di Guinness Time di Nibbia, se vogliono offrirci la cena, poi manderò questo spezzone. Grazie. Grazie. Io mi ha guardato tipo un attimo. Lei voleva andare a Catania, invece l'abbiamo trovata qua a The Voice. La mamma e la sorella hanno avuto un'infanzia traumatica. Cazzo. Ha avuto un'infanzia. Anche lui lo sta facendo. Anche lui ha avuto un'infanzia. Sì. Amy Winehouse. Wow, brava. Fa una nota, ha fatto. Wow. Mica male, eh? A Morgan non piace. No. È scarsa, ha detto. Ha detto gli piace il cazzo. Ah, ho capito. Brava, Elettra. Ah, faceva la DJ. Faceva. Sì. Che bella, bravo Gigi. Puoi schippare? Anche voi perché hai iniziato. Dai, che lo diciamo così, raga. Ci sta anche che non me ne frega un cazzo. Anche a me. Guarda, come non me ne frega un cazzo neanche a Morgan. Sì, è impressionante. Te l'ho detto. Perché Gigi è uscito dalla poltrona e è andato ad abbracciarla prima che lui la scegliesse? Appoggialo prima di Gue e lei si ricorderà del primo che l'ha appoggiato. Questo è proprio un aforisma. È proprio una. E dentro i baci perugina. Ho certo pindola! Ho già cercato di portarla a casa con i mezzucci. Infatti. Quelli del cuore. Quelli del cuore. Quelli del cuore. Quella gazzosa del sangue. Come un win. Sì, credo che non sia gazzosa, Gigi. No, è sempre frizzantina. Molto frizzante. Quanti anni hai? 19. 19. Perché non t'ho presa. Diciamo che la tua voce per me è ricca, è densa, troppo. Troppo densa. Ed è un complimento grandissimo che ti sto facendo. Sì, quello di non prenderti. No. Ti lascio perché ti amo troppo. Ed è un complimento. Quella stronzata. Ma non capisci che io sono andato con lui? Perché mi ricordava te? Mica, ma non ci siamo. Ti ho detto c'ha due ore fa. Tu comunque hai gran rancore e io non voglio sapere queste cazzo. Sono parole testuali di una tua amica. Oh cazzo! Che faceva questi discorsi dopo due ore, vai! Sì, grazie. Ah! Saturato, zitto che mi è saturato. Come saprei? Sì, certo che la conosco. Certo che la conosce Gigi, che cazzo. No, ha fatto il trick. Eccolo! Ma cosa? È fatta. Ha preso il piano. Ah, quindi l'ha dissato? No. Gue gli ha detto a Morgan. Morgan, mi fai un corso di piano? Tipo 5 ore imparo anch'io, così faccio il trick dell'abbindolamento. Non voglio sapere un cazzo. Ma tu lo immagini? E che fa nella notte, notte killer, tutta la strumentale. Però bella, io non appoggio questa cosa. Sì. Dobbiamo andare direttamente alla vittoria. Ok, ho capito il trick. Che bello quando ride questo. Come saprei. Vabbè, mica, guarda come la fa. Cosa? Come la fa? La fa nel modo in cui non me ne frega un cazzo più totale. Però è interessante l'esperimento. Sì, di interessantissimo. Sì, va bene, vabbè. Saprei. Sei proprio libera di scegliere gli altri due. Ah, assolutamente non la sta indirizzando a lui. Ma va. Non è forzata. No. Ma perché non facciamo così? Vai al piano. Suona con le tette, cazzo te le fai. No, raga, cosa sta succedendo? Oh. Come saprei. Ma non è lei che suona. No, che è geniale, merda. È geniale, stai zitto. Che merda. Stai zitto, è geniale. Guarda lei che fa le mosse. Suona anche senza mani. Che cazzo ne sai? Che ride Gigi. Cosa fa? Comunque Morgan sta gli stanno usando la schiena, quel maiale. E infatti sta cos'è che ti ha detto? Te l'ha fatto. Come questo parla? È il vibe, non lo so. Ah, questo sorta di dialetto. Come si chiama quei dialetti. Zingari?
No, sai sulla Costa d'Avorio quando c'erano gli schiavisti, che allora si formavano questi dialetti franchi di spagnolo, francese, inglese, tutti insieme. Bastardi. Anche con le lingue locali tipo Bantu e Swahili, questi dialetti indigeni, però avevano un nome a parte. Quando ho finito la lezione di scienza me lo dici che non me ne frega un cazzo. Che storia. Poi... Oh, pensa quanto... Un saluto agli schiavisti. Bene. Oh. Vendetta, vendetta. Sì, guarda, adesso tranquilla che vengo da te, ha detto lei. Sì, sì, guarda, sono già lì. No, adesso voi aspetta, sì, io c'è il fiatone? C'ha culo e tette lì, portare avanti un doppio carico. Non ho neanche studiato! Non avevamo dubbi. Cosa serve studiare quando c'hai? Cosa? Chi è che non vorrebbe una Giorgia nel suo team? Oddio, io. È una scelta davvero difficile. Sì, ma in tutto questo quel pechegno non si è mai alzato da quella sedia. Ho capito. Sono confusa, perciò così. Scegli Elettra, non essere scontata. Senti a me. Guarda, io comunque mi sono girata per prima. Non scegliere Elettra. Elettra, non scegliere Elettra. Ha funzionato una volta quel trick lì che ti sceglie perché si giri per prima. Ha creato un precedente, ha detto. Sì, sì, penale. Lo so. Elettra, lo so. Scelgo oggi. Ciao Giorgia. Ciao Giorgia. Ma Gigi ha finito di prendere gente, ha finito, non c'ha più nessuno. Non ha più slot. Come no? Finché ci avrà una sala slot. No, è quello che. C'è una fiaba, ragazzi. La fiaba? Lui è il mago magico. Cioè, lui basta che. Il pianista magico. No, guè, ma dai, poi credo che serve. Sia il pianista sull'oceano. Sì. Di cazzate, credo. Sì. Del cuore. Poi il maestro Gigi non gli puoi dire un cazzo. No, quando gli ha detto adesso gli fa il trucco del cuore. Ti insegno a suonare il flauto se vieni in camerino. Allora, no, stai qua. Mi butto, cazzo, mi butto e mi ammazzo. Sì, cazzo. Dai, uomo aquilone. Aspetta che cazzo. Ecco. Allora, aspetta. Prima c'era questa scena, lui era Lamborghini, no? Intanto le curve le ha. E c'era dietro Morgan così, no? Che gli annusava la schiena, no? Me lo stai facendo diventare duro, bello, stai attento. Anche appoggiando, no, sai quelle lì. Adesso gli sta dicendo che gli insegna a suonare il flauto, ma di traverso. Non serviva traverso, quella la battuta. Il flauto traverso. Non serviva traverso. Che l'aveva già fatta lui. Flauto di traverso. Vai! Scusa. Vado di prete. L'ha capita? L'ha capita dopo, raga! Flauto di pelle, stava dicendo la lettera, No, sì, la mancherella l'ha chiusa perché non l'aveva capita. Flauto come di te. Pelle. Siete fratellini voi fratellini. Due. Fratellini. Oh! What the fuck, man? No! Ho portato un mini sax. Un mini sax! Cioè, come cazzo ce l'hai, Marga? Cioè, tutto voi. Possiamo prendere questa parte e cancellarla totalmente. Ma perché un mini sax? Che cazzo te ne frega di come c'è il sax Morgan? Per ridurlo così, deve avere fatto tipo. Io non ne voglio sapere. Questa masturbazione con questi giochi di leve, cappi, specchi, no? Picche, autosoffocamento. Strano, Morgan. Un piccolo sax che si suona un po' come il flauto, però è più duro. Cioè, è di. Bella! Grafite! È di graffito. Prossimo, bella, ha detto la Lamborghini, ha detto boh, bella, avanti, continuiamo, no, seguita. Sai cosa diceva mia nonna? Non ho mai avuto la nonna, però la nonna visto lo stronzo che avrei voluto avere. Seguitiamo. Se c'era quattro nonno ti dava uno schiaffone che il muro ti dava il secondo di rimbalzo. Quanto vuoi andare avanti con sta puttanata? Non ho avuto i nonni, posso crearmi dei nonni immaginari, per favore? Io faccio anche. Io ho, ho una carenza affettiva, sì. Dai. Invecchierete, no? Invecchierete. Vorremmo tutti noi di The Voice of Italy. Dimenticarci di questa cosa. Prendo le distanze da tutto ciò che dice Morgan e dissociarci in qualsivoglia modo. E invece siamo. Girate la testa quante stronzate ho sentito. Al lupo Alessandro Mahmood che rappresenterà l'Italia le cose, sì. Ciao Mahmood, ti vediamo le nazionali. Ci vediamo all'ultima nazionale di Pokémon. Adesso ci saturerai la squadra perché te ne manca uno, due. Sei come me allora, due. Sì. Hashtag ti voglio Madonna, scannare. Oh, mezz'ora di niente. Se ci avessero dato un euro per ogni skip di questa trasmissione. Di ricchi. Ma questo per studio sarebbe. Chiedo ricca Sabbaro! Piace scherzare. Hai detto svolto pippiamo tutto? Cos'è che hai detto, scusa, l'altra volta che eri lì? Cos'è che hai detto svolto pippiamo tutto? Ma magari, hai detto compriamo tutto. Però comunque se cioè, compriamo tutto compriamo anche la bamba, immagino. Cosa? No! Eravamo rimasti che ti compravi le più. Sono abbastanza estroverso, no? Sì, sai che sei sono un ragazzo solare. Solare. Zitti. A suo rischio e pericolo. Guarda che bello. Ma eri ingrassato o sbaglio? Guarda che visto si ma. La tele ingrassa. Sì.
Open space, zona living. Io sono. Ma come cazzo parli del milanese che sei di Catanzaro? Cosenza, bro, non scherziamo. Che voglia di acqua che ho. Scusa, visto il livello di sobrietà della televisione, sai qual era lo sponsor? Era Acqua Roccetta. No, raga, le fanciulle no. La bevevi così? La bevevi no, basta! La Play, ho bagnato tutta la Play. Dai, scusa. Ho di parole. Pan si chiamano in inglese, sì. Tra appunto una crisi tra il una crisi una crisi ma perché sei andato a rompere il coglione? Dopo vedrai, dopo vedrai. L'arcinoto marchio di Polo è sì. Abbastanza un caposaldo degli Polo. Ma quanto parli? Non ce ne frega un cazzo. Raga, ero in bamba dove guardalo. Madonna, guardalo. Attenzione. Ah, no, raga, preciso una roba. L'autotune io non ce l'avevo, me l'hanno aggiunto in tele e mi sono anche molto incazzato. La strofa davvero? È tutta rappata, l'autotune non c'entra un cazzo. Davvero? Adesso giuro su mia madre. Sì, vabbè, la conosciamo tua madre. Ciao mamma. Okay. Guarda come mi diverto. No, dai, davvero, non va detto. Raga, raga, non si sentiva davvero. Dica, ciao, sei a casa tua. Novarese di merda, arriva. Non sei a casa tua, tu non hai visto niente. Perché ce l'hai di più? Cosa? Yeah. Cosa succede? Ale. Che figura di merda! Io ti faccio riconoscere sempre. Ma il pezzo. La strappa mia. Non mi interessa di cosa dici a me. Non mi interessa di cosa dice la gente. Ma è la cover di Gali? No, non è una cover, è una strappa. Fa dei Gali. YouTuber del rap, ci cover, no? È un freestyle su una base come di un altro, no? Ho capito. Dai. Scusami, ma veramente l'ha messo? Sì, lo stavo rappando, non ce l'avevo. Me l'hanno aggiunto dopo in fase di rap. Fa sentire, fa sentire. La calcolatrice va a me. Calabrese come Steven Tyler. Tu non voglio diventare come TV. Ti taglio a metà e ti mando a presentare. Boom! Morgan, ha sentito subito. Ma cosa hai detto? Vabbè, ha detto non ci sto dentro come un vergine. Ricevo 10 mail, mi dici leggile. Sì, Clementina, ero tipo di... Nelle storie. Anastasio, noi ti vogliamo bene perché sei della nostra parte. Esatto, infatti lui mi ha fatto una storia che dice a mani nude quando vuoi, gli faccio a mani nude quando vuoi, è molto da gente di quella parte lì. E i napoletani se la sono presi perché credevano che dicessi di quella parte lì, Napoli, no? Di quella parte lì, cioè, qualsiasi cosa di dicevi. Allora, i napoletani se la prendono comunque per qualsiasi cosa dici. Era per Napoli, raga. Sì, fate la differenza. E poi non è un figlio, raga, ha detto che è scarso, non è che ha detto che è un figlio di Vabbè, poi ne parleremo. Ma vabbè, ma è una tua idea. È una mia idea, che è una mia, come lui ha le sue idee. Lui è di Casa Pound, io ho le mie idee. Non è vero, non ma è sai vero. Che tu sei antifa, vero? Antifada. Dobbiamo ricordare che Ernestino è antifa, se no non gli danno più le birre a Novara. Allora, Ernestino è un rapper antifascista. Lo sai che adesso lo puoi piantare. Daniele Fadda di questa trasmissione. Dai, zitto. Si dissocia da tutto quello che. Ma tanto te la birra non la bevi. Per la birra, per la denuncia, raga. Ma va. Vado a dormire prima delle 6. Ancora. Oltretutto, prima delle 6 era una canzone che abbiamo fatto, una produzione. Vero. E io e 2013. Stai cercando su YouTube, c'è pure. Sì, ti ricordi quando eravamo in crew insieme? Il pubblico a casa. Cosa succede? Ha fatto impazzire la Morgana. Impazzita. Ve la regà. Non è che sono amici tuoi. Ragazzi, ripeto, non avete visto niente. Cioè, c'è un bel momento tra poco. Vai. Cinci t'ha pisciato. Ciao zio. Ragazzi, vi dico la verità. Anch'io, ma perché credevo che era Gigi Allin. Poi ho visto che era Gigi Allin. Gratuita questa. Ma guardi che fa schifo questa battuta. Ti sputo la gente. Guarda che ritardato. Il rispetto che ritardato di me. Tu non hai visto che ritardato di merda. Parlava col microfono qua. Perché lui è di pancia. Ok, no, bella, penso. Ok, no, bella. Il nome d'arte era Altro Track. Suo nome d'arte è Star Trek. Dove poi è Star Trek? Ma mica Star Trek, che figo se avessi No, raga, cioè, se avessi le orecchie esatto, così. Poi adesso c'è anche il remake tra poco, eh? Star Trek, esatto. Esattamente. Cosa? Un pan, no? È una crasi. Una crasi. Sei andato tante volte in crasi.
Ma sei andato a trovarti per il culo? Aspetta, la pancia, aspetta. Tu vai tra, tu sto per 2 secondi, non vedi. Ho capito, è il mio lavoro, ma che cazzo vuoi? Ho 22 anni, sono del 96. Fantastico. Fantastico, a me frega un cazzo. Bella storia. Vabbè, ma non fare la bella. È la citazione. Terzo occhio di noi, cosa vuoi fare? Ma perché vedi, parla un po' in fretta, però mi piace, a me sei piaciuto tanto. Canti bene, rappi bene, ma non solo rap e canto, anche altre sfumature hai. Sì. Non è che non mi sono girato perché non sei bravo. Che non sei napoletano. Però ti sei perso il tranquillo Gigi D'Alessio. No, hai detto tranquillo. Tranquillo, secondo me. Raga, tranquilla Gigi D'Alessio, che ho un po' visto. Allora, San Gigi, noi possiamo San Gigi coming down. Dobbiamo girarci verso Napoli, però, per pregare San Gigi da che direzione. Per i napoletani, la Mecca di Napoli, cos'è? Il Vesuvio. Tu continua a fare il coglione con i napoletani. No, raga, vieni a pregare San Gigi. Il ginocchio, vero? San Gigi, ci ho sputato già prima io. Lascialo vivere ancora 2 anni. Perdonalo, perché è un coglione, lo conosciamo già. Tanto prima o poi ci sparano. Non è. Io le puntate di Gomorra le ho viste tutte. Scusami. Non è. Andiamo avanti. Ah! Sta buffonata ogni volta. Mi sei pure scesa la sedia. Mi è scesa, Barry. Sì, anche a me mi è scesa. Sei proprio un coglione. Però vicino al The King. L'ho detto King. Mamma gira. Non hai dato un cazzo di cosa dice. Io ho dovuto chiedere il traduttore simultaneo. Guarda come aggrava la situazione. Vai, coglione. Vedrai come ti chiamano poi. Vai. Guarda, noto che appena hai finito, hai detto bella lega. Cosa ha detto? Una bella faccia tosta. Da cazzo proprio. Abbiamo una cosa in comune. Comunque parliamo molto veloci. Vero. Sì, ma lui parla un po' meglio. Abbiamo una connessione. Hai un'ottima padronanza delle parole, delle metafore. Delle metastasi, hai fatto delle punchline molto divertenti. Però, sinceramente, c'ho già Draftgold. C'ha un'ottima padronanza, che cazzo sai. È vero che non canto bene, perché ha messo la musicetta drammatica? Cioè, non è che tu non stai rappare. Io non capirai. Guarda come stai piangendo. Stai piangendo. Desaturato. Guarda, guarda che in realtà piange dentro. Era tipo il momento in cui è morto dentro. Il momento in cui è morto Draftgold. Ma sei stato divertente e accattivante. Quindi io ti invito a vedere. Cazzo. Hai detto che sei antifascista? Mi abbia preso e girato per quello. Ah, ok. I Blu Vertigo io li ho ascoltati. È vero. Questo Abba. È vero, questo. Abba. Ti stimo. Abba. Abba. Io li ho trattati da fra, capito? Abba, li ho ascoltati. Ho ascoltato i Blu Vertigo e gli Abba. Ovviamente la conosco poco rispetto al fatto che sia comunque una. Fra, non so. Io ho fatto lettera. No. Ma non conosci i 35. Hanno fatto un disco solo, hanno fatto la storia lo stesso. Ah, vabbè, ma niente confronto a quello che ha fatto Billy Skinny. I Sex Pistols erano dei fake. No, allora, no, no, volevo dire. Numero uno. Detto ciò, perché fa la rapper? Hai pippato cazzo, mi devo dire. Davvero? Sì, hai detto cazzo, mi devo dire. Tu sei una merda, non le puoi dire ste cose. No, vabbè, aspetta. Come adesso cazzo te devo dire? E con questa felicità negli occhi del nostro piccolo. Ma vedi tu, sei un fallitone. Sei veramente la merda. Che Mario mi avrebbe scelto Lamborghini tutta la vita. Pieno di figa, pieno di soldi, influenza a livello mondiale. È vero, Tom Mo si sposa con coso. Con raga, Projack era quanto nel back. Quanto sei ritardato a scegliere Gue. Siamo un nuovo membro della BHM. Complimenti, al dai, ragazzi, facciamo, facciamo di nuovo una crasi, facciamo BHM Gigi. Ed è l'etichetta di qua, è Gigi D'Alessio. Allora, abbiamo capito, ciao. Ciao. Oh, vado davvero. Sì, io direi coglioni, ciao. È la stronza che ti sei fatto. No! Senti, Ernestino, Ralph, come ti chiami? Tu, se non vieni dalla strada, Anastasio, non lo puoi dissare, tu vieni da The Voice, ma dove vai? Quindi, per favore, risolviamo la Clash Royale, eh? Facciamo da uomini civili questa cosa.